Eccoci, buonasera a tutti e benvenuti. Sono Rosa Tummolo, direttrice del Giardino dei Libri, e sono felicissima di presentarvi il nostro centesimo webinar, gratuito dalla serie Dialogo con gli autori, un progetto nato nel 2017. In questa serata speciale abbiamo come ospite in diretta Adele Venneri, scrittrice, ricercatrice ed esperta in evoluzione ed espansione della coscienza. Eccoti Adele, adesso io ti vedo bene. Eccoci, Eccoti qua. ciao, Ciao, buona serata. buonasera a te Rosa e benvenuti a tutti coloro che sono in ascolto. Grazie Adele, è veramente un piacere averti qui come ospite del Giardino dei Libri. E Grazie, grazie di cuore per aver accettato il mio invito. grazie a voi, grazie a te e poi insomma oggi so che è il centesimo e quindi l'idea di essere un po' la madrina di questo centesimo mi fa veramente onore. Sono davvero, davvero felice, anche perché il numero 100 è un numero davvero importante, simbolicamente è il numero della perfezione, della completezza, e considerando che questa sera l'energia verte all'unione e la sincronicità, insomma, è perfetta. Pensa che per i pitagorici il numero 10 per Pitagora era proprio il numero dell'unione tra l'uno, che è il principio delle cose, l'inizio, e lo zero, che è il nulla, il vuoto. Quindi questa unione determinava appunto la completezza dell'universo. Che E bello, sono poi proprio sì, è contenta. di buon auspicio, Wow. rappresenta Dio in molte culture il 100, che poi è l'espansione del 10, rappresenta Dio. È di buon auspicio e quindi questo auspicio ovviamente è che si auguri a te, al Giardino dei Libri, veramente a tutto quello che fate, al modo con cui operate, con amore, con passione, con dedizione, davvero ammirevole. E che questo 100, insomma, sia di buon auspicio anche a tutti coloro che ci ascoltano e anche a tutti i webinar che mi hanno preceduta, a tutti i colleghi. Quindi che sia di buon auspicio a tutti in questo momento epocale così particolare. Bene, grazie, mi fa emozionare, grazie mille. È dal 2017 che ho iniziato a farli, ancora non si sapeva bene che cosa voleva dire la parola Eh sì, webinar. quindi è ammirevole, davvero Bene, prezioso grazie. quello che fate. Senti, Adele, svegliamo un po', da dove sei collegata? Io sono collegata da mezz'ora da Barcellona e mezz'ora dalla montagna sacra di Montserrat, che molti di coloro che sono in ascolto sicuramente conoscono, e anche a poche ore dalla mia amata Francia. E Bene, quindi sì, sei in un bellissimo sono posto. in Catalogna. Bene. Allora, l'abbiamo fatto prima assieme, ti voglio aggiornare sul numero degli iscritti, l'abbiamo fatto un quarto d'ora fa, erano 3.280, mi fa molto molto piacere. Siamo in tanti. Grazie. Allora, Sono felice di questo numero e sicuramente tutti coloro che ci sono hanno l'intento di unirsi, visto che la serata è dalla separazione all'unione. all'unione. Quindi, ed è il desiderio e l'intento che in questo momento davvero in tanti hanno, ma avremo modo di parlarne durante Più la tardi. serata. Allora, Adele, questa sera appunto ci parlerai del codice Sì. dell'origine e di come passare, come abbiamo appena detto, dalla separazione all'unione. Hai trattato questi temi nei tuoi due bellissimi libri. La nuova coscienza di Maria Maddalena, questo qua, e il codice dell'origine, questo qua, pubblicati dalla casa editrice Ishtar Luna Sol. E sono libri che a me sono piaciuti tantissimo. Ci vuoi dire velocemente come è nata l'idea di questi libri e il perché li rende così originali e unici, al di là che, sai, quando arriva il libro non li tocchiamo, li sentiamo, sono già energetici. Copertina bellissima, di qualcosa in più di quanto, per quanto riguarda questi libri. Mi fa molto piacere ascoltarti per questo. Allora, questi due libri sono una coppia,
In realtà Ah, vanno presi neanche insieme. te. Sono una coppia perché il primo ti prende per mano, la voce narrante, complice con la mia penna, ti prende per mano e ti porta a te. E leggendo il libro e leggendo il titolo, uno può pensare che il libro parli di Maria Maddalena, della figura storica. In realtà poi scopre che il libro parla di se stesso. E è un libro che ti porta a te, ti prende per mano e ti porta a comprendere che tutto quello che hai cercato fuori altro non è che quello che non sei riuscito, che tutto l'amore che hai cercato fuori di te altro non è che l'amore che non sei riuscito a dare a te stesso. Ti fa comprendere cos'è l'amore. E l'altro invece è il codice dell'origine, anch'esso come il primo è un viaggio alchemico. Un viaggio iniziatico, un viaggio esperienziale, in cui il lettore si ritrova in luoghi differenti in ogni capitolo e sono luoghi fisici perché è frutto della mia esperienza, sia uno che l'altro. Sono luoghi fisici in cui io davvero ci sono stata, ma ovviamente questi luoghi fisici poi sono lo specchio dei luoghi interiori del lettore. E luoghi in cui il lettore ritrova parti della propria vita, parti della propria storia. E la caratteristica di questi due libri è che hanno un linguaggio semplice, un linguaggio evocativo, che parla direttamente all'inconscio e che attiva quel potere della chiamata non esplicita. Quel potere che porta a svelare senza spiegare, quel potere che porta all'intuizione e non al ragionamento, quel potere che porta all'unione, al ricongiungersi. È un libro davvero molto speciale che mi sta a cuore, questo del codice dell'origine è ricchissimo di immagini, di capitoli nuovi. C'è il mio viaggio in Perù, c'è la splendida prefazione di Anton Ponce de Leon Paiva che mi ha detto che probabilmente anche si connetteva dal Perù questa sera. Ci sono degli amici dal Perù, dall'Argentina, da qui, dalla Catalogna che mi hanno scritto che volevano ascoltarmi. E come dicevo, c'è Bene. anche la prefazione di Anton Ponce de Leon Paiva, invece La nuova coscienza di Maria Maddalena. La prefazione è stata fatta da Gianmarco Bragadini, che immagino insomma tu abbia conosciuto e che l'anno scorso ha lasciato il corpo e quindi ci tengo molto a citarlo e a salutarlo energeticamente. E quindi ti dicevo nel codice dell'origine, in questo viaggio il lettore man mano acquisisce consapevolezza che la storia non è così come è stata raccontata e acquisisce la consapevolezza di quanto importante sia incontrarsi in questo momento e non scontrarsi. E cos'altro aggiungere? Sono tutti dei capitoli, uno più avvincente dell'altro, ricchi di simbolismo, ricchi di metafore, ricchi di archetipi, ovviamente, quell'archetipo che poi durante la lettura porta il lettore a risuonare per effetto della risonanza, no? Si riscopre, si ritrova in quel vissuto, in quella storia. E quindi l'effetto dell'autoconsapevolezza direttamente durante la lettura. Infatti, tanti lettori mi scrivono e mi dicono: Adele, io non so come, però so che è accaduto qualcosa. Ecco, questo è il linguaggio evocativo che parla all'inconscio. Sì, sono libri coinvolgenti, come Sì. dico io. Bene, allora, per festeggiare appunto il traguardo dei 100 webinar gratuiti, stasera appunto è il centesimo e Adele ci ha proposto un omaggio per tutti i partecipanti. E più tardi, infatti, vi daremo il link per scaricare in omaggio l'audiolibro MP3 di un capitolo del libro La nuova coscienza di Maria Maddalena. Un viaggio iniziatico con la voce di Adele e la sua frequenza vibratoria. E
L'audio è stato realizzato con la tecnica audio 8D, capace di generare ricezione paritetica di entrambi gli emisferi cerebrali. E Esatto. questo crea all'istante una modulazione sensoriale utile ed essenziale all'assorbimento immediato della frequenza. E l'omaggio non è legato all'acquisto di qualche libro, ma è per tutti i partecipanti. E insomma, alla fine dell'intervento, Adele, vi daremo poi il link per scaricarlo, giusto Adele? Sì. È consigliabile, aggiungo, ascoltarlo ovviamente in cuffia, proprio perché è stato realizzato con la tecnica 8D, e anche preferibile magari prima di dormire, in modo tale che durante poi la notte, durante i sonni, durante il mondo onirico, possa poi, ci sono delle verità che emergono, delle consapevolezze che emergono anche magari durante la notte, durante il sogno. Quindi è preferibile ascoltarlo di sera. Sì, Dopo approfondiamo un pochino di più di che cosa si certo. tratta. Allora, io prima di lasciarti lo spazio per il tuo intervento, ti vorrei presentare brevemente. Allora, Adele, che dire, è tanto. È scrittrice, ricercatrice, ama definirsi creautrice. È counselor professionista in psicologia umanistica con specializzazione in Gestalt. E hai studiato i misteri dell'animo umano sin dall'infanzia e sei esperta in evoluzione ed espansione della coscienza da oltre 30 anni. E sei anche specializzata in psicoterapia corporea, linguaggio del corpo, fisionomica, medicina cinese e sciamanesimo. E in passato sei stata anche docente di floriterapia, shiatsu, reiki e drenaggio linfatico. Insomma, sei stata anche una pioniera di vacanze esperienziali in luoghi di alta qualità, tipo Francia, dalla Francia all'Islanda e veramente altri posti. Insomma, tanto. Tu cosa vuoi aggiungere a proposito di quello che io ho detto di te, che ci sarebbe veramente tanto da dire ancora di più? Una sola parola, creatrice. Io questa parola l'ho coniata io personalmente perché credo che ognuno di noi sia creatrice e creatore della propria vita. Autrice delle mie opere, ma quando parlo di opere non parlo soltanto dei miei libri. Ogni creazione, ogni nostra creazione è un'opera, quello che tu fai è un'opera quotidiana. Ogni cosa, dal cucinare a scrivere un libro, a dipingere, tutto è un'opera quando l'idea poi arriva nella materia. E quindi autrice delle mie creazioni, le opere sono creazioni. E creatrice della mia vita, consapevole di essere creatrice della mia vita. Quindi tutto questo in un'unica parola, creatrice. Bene, allora senti, voglio fare vedere di nuovo i tuoi due bellissimi libri scritti. Eccoli qua, Il codice dell'origine e La nuova coscienza di Maria Maddalena. Ecco qua. Allora, prima di lasciare la parola a te, Adele, voglio ricordare a tutti i partecipanti che possono interagire e partecipare attivamente facendo delle domande nella chat qui a destra, relative logicamente all'argomento di questa sera. Adele risponderà alla fine del suo intervento. Allora, Adele, io sono veramente curiosa di ascoltarti, lascio a te la parola, intanto sono dietro le quinte che vedo che siamo veramente tanti e stanno già arrivando delle domande. E appena finisci il tuo intervento, passeremo subitissimo alle domande, va bene? Ok, Ok, perfetto, a te, grazie, grazie, grazie. grazie. Bene, vi rinnovo il mio benvenuti e anche il mio grazie, visto che siete tanti, quindi grazie, grazie per esserci. Il mio intento questa sera è di fare un webinar esperienziale, di portare l'attenzione all'esperienza. E quindi il primo invito è quello di fare un bel respiro per accomodarci,
accomodarti nel corpo che ti ospita. È sempre piacevole sentirci accolti da qualcuno, ma la persona più importante che deve accoglierci in realtà siamo noi e quindi ci accogliamo subito con un bel respiro. Quello che mi piace questa sera fare con voi è un viaggio esperienziale, un viaggio all'interno di questo campo, di questa casa virtuale che il Giardino dei Libri mette a disposizione. In questa casa virtuale visiteremo delle stanze nello specifico tre. Sono stanze tutte collegate tra di loro, alla fine si unificano e diventano un'unica stanza, dove ognuno si ritroverà al centro ad osservare come funziona nel corpo che lo ospita. Cosa accadrà in queste stanze? Beh, in queste stanze potremo accedere a dei livelli di coscienza differenti, potremo acquisire consapevolezza, potremo incontrarci e magari se ci saranno degli specchi potremo rifletterci e anche riflettere. La prima stanza che desidero visitare con voi è la stanza della nuova coscienza di Maria Maddalena. Qualcuno potrebbe dire, ma Adele, perché nuova? Perché c'è una Maddalena vecchia e una Maddalena nuova? No, c'è una Maddalena eterna. Come eterna è la nostra coscienza, come eterna è la nostra anima, come eterna è la matrice, l'ordine vibrazionale che opera e genera l'universo, come eterna è la natura. Quello che è nuovo è lo sguardo, quello che è nuovo è la visione, è il paradigma che è nuovo. Quello sguardo attraverso il quale osservare la figura di Maria Maddalena non come figura storica, ma come archetipo, come vibrazione, come energia e soprattutto cosa questa energia rappresenta nella nostra vita. Nella concretezza, io amo la concretezza, amo la spiritualità concreta, la spiritualità pratica. Per fare questo, vi invito ora, se vi va, potete anche magari prendere un foglio, una penna e disegnarlo, oppure solo immaginarlo. A immaginare una spirale. Andremo in questa spirale a osservare quello che è accaduto in questi 2000 anni attraverso la figura di Maria Maddalena. Cos'è accaduto alla coscienza collettiva in questi 2000 anni attraverso la figura di Maria Maddalena? È qui che porteremo l'attenzione, non alla storia, a ciò che ha fatto e a quant'altro, ma al movimento della coscienza per arrivare poi all'unione e a comprendere cos'è questa frequenza. Iniziamo dall'origine, dal centro di questa spirale. Al centro c'è una M luminosissima, la M di Maria Maddalena. Questa consonante che è la consonante primaria, primordiale, ancestrale. Pensate, è la prima consonante che il bambino emette a 2 ore dalla nascita, quando attraverso la suzione cerca il seno della madre, quindi cerca di ricongiungersi. Ed è la M, il suono del ricongiungimento, ed è il suono che ci porta a Maria Maddalena, o meglio a Miriam, perché questo è il suo nome. Miriam è un nome circolare, come vedete, inizia e finisce con la M. Iniziamo proprio dall'origine, iniziamo da 2000 anni fa, dando sempre per buono che il tempo zero è davvero iniziato 2000 anni fa. Di Maria Maddalena se ne parla nei Vangeli canonici e Maria Maddalena
è la figura primordiale, più importante, che emerge in due momenti fondamentali. Pochi momenti, ma salienti. I due momenti fondamentali, la morte e la resurrezione. E lei che assiste alla morte e che assiste alla resurrezione. Ora ti invito a fare un bel respiro e a chiederti in questo momento, cos'è per me la morte? Cos'è per me la resurrezione? E la domanda è cos'è per me? Non cos'è la morte o cos'è la resurrezione, ma cos'è per me? Perché quel per me che fa la differenza. Quando vuoi andare dentro di te, aggiungi sempre quel per me, non quello che la coscienza collettiva afferma. Ok, quindi Maria Maddalena si evince in due momenti fondamentali. È lei che assiste alla morte e lei che assiste alla resurrezione. Dopo questo momento, silenzio. E verso 500-590 circa, grazie alle istituzioni religiose, nella veste di un papa, Gregorio Magno, grazie alle istituzioni religiose, tre figure dei Vangeli canonici vengono unificate in un'unica figura. E lì Maria Maddalena viene timbrata, viene marchiata, viene etichettata, viene identificata come la penitente redente, la prostituta. Ti invito a fare un bel respiro anche qui e ascoltare cosa accade in te in questo momento. Dopo questo momento, Maria Maddalena sprofonda nelle acque, nel suo elemento, ma sprofonda e rimane sempre viva, perché Maria Maddalena non è mai morta. La frequenza di Maria Maddalena, la vibrazione di Maria Maddalena non è mai morta, essendo eterna. Dopo questo momento cosa accade? In due momenti spazio-temporali differenti, due personaggi, sempre facenti parte dell'istituzione religiosa, delle istituzioni appunto religiose, Rabba Mauro e Davaraggine, o Davarasse, in tempi differenti, iniziano a parlare della Maddalena. Il secondo attraverso la leggenda Aura, e nella leggenda Aura si evince la storia di Maria Maddalena, quindi si ricomincia a parlare di lei. E si evince la leggenda di quando la Maddalena dalla Palestina fugge verso il sud della Francia, sbarcando a Santa Marie de la Mer. Perché la chiamo leggenda e storiella? Perché in ogni leggenda c'è sempre una parte di verità e una parte di non verità. Quindi, come dico sempre, è importante il buon senso, utilizzare il buon senso. E Maria Maddalena che fugge dalla Palestina a Santa Marie de la Mer con una piccola barchetta senza remi, il buon senso ci dice che non è possibile. Quindi in questo c'è una parte che è vero e una parte che non è vero. Andiamo avanti nell'espansione di questo movimento, di questa spirale. Si scopre il primo Vangelo di Maria Maddalena, un Vangelo in lingua copta che risale al 150 d.C. e viene ritrovato detratto di 6 pagine. Ancora silenzio, ancora silenzio, e questa spirale dove vi sto portando questa sera continua ad espandersi, fino ad arrivare poi al 1945, praticamente ieri stiamo parlando, quando vengono ritrovati annagamati in Egitto i Vangeli apocrifi. Come sapete, i Vangeli apocrifi significa nascosti e sono quei Vangeli che dalla Chiesa non sono stati riconosciuti. Dopo la scoperta dei Vangeli apocrifi arriviamo nel 67, 1967. Me la ricordo bene questa data perché io avevo 5 anni e già allora non mi risuonavano tutte le cose che mi raccontavano della vita, soprattutto della religione. Che cosa accade nel 67? Grazie a degli scrittori inglesi nasce il primo libro. Scoppia il fenomeno dei misteri nei luoghi al sud della Francia.
soprattutto in un piccolo paesino di 80 abitanti appollaiato su una collina, la famosa Rennes-le-Château, che conosco bene perché da anni, da tantissimi anni, porto gruppi a Rennes-le-Château e al sud della Francia. Che cosa accade dopo questi? Il settimo movimento qual è di questa spirale su cui sto portando la vostra attenzione? Che da lì una pletora di libri, di film, di telefilm, di scritti e quant'altro. Una pletora di informazioni che portano al fenomeno di Maria Maddalena. Il fenomeno di Maria Maddalena è l'ottavo movimento in questa stanza. La domanda è, che vi pongo e su cui vi porto a riflettere questa sera: cosa è accaduto nella coscienza collettiva attraverso la figura di Maria Maddalena all'improvviso? È accaduto che si è risvegliato il drago, si è risvegliato il bisogno di ricercare la figura femminile divina, di ricercare il divino, di ricercare il divino nel femminile. E questo bisogno è stato proiettato sulla figura di Maria Maddalena. Ecco che poi la figura di Maria Maddalena in questo momento è stata edulcorata. Infatti, da parte del mondo iniziatico, secondo me, si sono fatti una bella risata, perché il mondo iniziatico, compreso ovviamente le istituzioni religiose, hanno sempre saputo la realtà su Maria Maddalena. Coloro invece che hanno sempre sentito nel loro cuore la verità su Maria Maddalena hanno avuto un'illuminazione, hanno avuto un contatto profondo con la propria anima. Coloro che invece hanno sempre creduto alla storia della prostituta hanno avuto uno scossone interiore, hanno iniziato ad avere dubbi, hanno dovuto rompere quelle credenze e quindi uscire da quella zona di comfort. E poi alla massa invece cosa è successo? Alla massa è successo che il bisogno di ricercare il femminile è diventato la proiezione verso Maria Maddalena. Ma perché questo bisogno? Perché il bisogno che in realtà c'è dietro la ricerca di Maria Maddalena come figura è il bisogno di ricongiungersi con la propria parte femminile, con la propria anima. Quindi questo che cosa ha creato? Ha creato separazione, ha creato un'ulteriore separazione. Separazione, delega, idolatria, attesa. Ma perché? Perché questa separazione? Perché l'umanità è così separata? Perché l'umano ha sempre cercato fuori quella parte mancante dalla quale in origine si è separato. Perché l'umano ha sempre cercato fuori quell'amore che non è riuscito a dare a se stesso. Dal momento in cui la coscienza in origine si separa per fare esperienza attraverso la dualità. E vita dopo vita, esistenza dopo esistenza, l'umano non ha fatto altro che cercare quella parte mancante, che cercare quell'amore. E l'ha cercato nelle relazioni genitoriali, amicali, di coppia soprattutto. Le ha cercate nel guru, nel maestro, delegando all'altro la risposta, delegando all'altro la responsabilità della propria vita. Perché l'umanità si è separata? Perché l'umanità è stata indotta alla separazione, perché è stata indotta a credere nel male attraverso la figura del diavolo, perché è stata indotta a credere che esiste un nemico. Ma davvero esiste un nemico o il nemico è la proiezione della separazione interiore?
Esiste un nemico o quello che è davvero è reale è la paura del nemico? Qui lascio che ognuno poi senta la propria risposta. E perché quindi il bisogno, la ricerca di Maria Maddalena ha avuto in un certo senso successo? Perché l'umanità è pronta. Al di là di quello che i media vogliono farci credere, l'umanità è pronta a ricongiungersi, è pronta a riunirsi, è pronta a tornare a sé, è pronta a smettere di fare domande all'esterno e iniziare a porre domande a se stesso. È pronta a smettere di credere a tutto ciò che è stato raccontato, la storia, la scienza, la religione, la scuola. Più l'umano si evolve, più scopre che la storia non è così come ci è stata raccontata. Urge assumerci la responsabilità della nostra vita e smettere di delegare. Ora, all'inizio io vi ho posto una domanda. Cos'è la morte per te e cos'è la risurrezione? E qui ci cominciamo ad avvicinare a quello che poi in realtà rappresenta la vibrazione e l'energia di Maria Maddalena, non la figura storica. Maria Maddalena come simbolo, lo idem per il Cristo, è un archetipo e questo è dentro di noi, non fuori di noi. Maria Maddalena come contesto storico fa parte di quelle idee che ognuno si è fatto, ma la frequenza che Maria Maddalena rappresenta è un'altra storia. E adesso lo vediamo. Voglio un attimo tornare alla separazione. Il motivo per il quale c'è anche tanta separazione, perché c'è tanta inconsapevolezza. E l'inconsapevolezza porta alla protesta, come accade in questo momento epocale. L'inconsapevolezza di cosa? L'inconsapevolezza anche di queste due energie che sono state attribuite a Miriam e a Yeshua. In realtà queste due energie non sono da intendere dal punto di vista sessuale, questo appartiene al mondo materico, ma sono quelle due energie che operano e governano l'universo, l'energia del mondo materico, il mondo materico e il mondo eterico, il divino e l'umano, lo yin e lo yang rappresentato egregiamente nel Tao. Questa energia è una discendente e una ascendente. Queste energie che troviamo nell'universo e le troviamo in noi che siamo universo. Queste energie che troviamo nella natura e le troviamo in noi che siamo natura. Le troviamo in noi nel nostro corpo, per esempio con la circolazione, una circolazione arteriosa discendente, una circolazione venosa ascendente. La troviamo nello scorrimento dei meridiani, all'interno dei canali, con una energia centripeta e un'energia centrifuga, e un'energia destro giro e un'energia sinistro giro. L'energia maschile e femminile è l'incontro del mondo materico e del mondo eterico. E quella è che unisce l'umano e il divino. È lo hieros gamos, il saluto pitagorico, è il tre, il maschile, che si unisce al femminile, dando origine all'uomo rigenerato. Il tre che rappresenta il maschile, il quattro che rappresenta il femminile. Questo è scritto anche nei Vangeli apocrifi. Quando del maschile e del femminile, del maschio e della femmina farete un'unica cosa, entrerete nel regno dei cieli. Questo
Ma con uno sguardo quantico il regno dei cieli che cos'è se non il mondo delle vibrazioni, delle frequenze? Quello che sta facendo oggi la fisica quantica è svelare e portare nella materia quello che le antiche conoscenze, le antiche scuole esoteriche già conoscevano. Quindi è importante comprendere che queste energie sono le energie del mondo materico e del mondo eterico e quindi la riarmonizzazione accade dentro di noi, tra maschile e femminile, quando iniziamo ad attivare quella parte dell'emisfero destro che abbiamo sempre usato meno rispetto alla razionalità, rispetto alla parte maschile. Ed è importante questo per connettersi con la propria intuizione. Prima vi ho chiesto, vi ho fatto una domanda: cos'è per te la morte? Cos'è per te la resurrezione? Ora ti chiedo: chi nella tua vita assiste alla tua morte? Chi nella tua vita assiste alla tua resurrezione? Quando parlo di morte, non sto parlando dell'uscita dal nostro vascello. Sto parlando di quella morte che viviamo in vita, in quelle notti buie dell'anima, quella morte che accade quando viviamo un momento molto intenso, quella morte che accade quando muore il passato, che non è più funzionale per noi, quando muoiono le credenze, quando muoiono le convinzioni. Questa è la morte in vita, la morte viva. E la resurrezione è la consapevolezza, è il nuovo inizio. Ogni morte è preceduta da una iniziazione, ogni morte è preceduta da una resurrezione. Questo è il senso della morte e della resurrezione. Ecco perché ti chiedo, alla luce di questo, chiediti chi nella mia vita assiste alla mia morte e alla mia resurrezione? La risposta è l'anima e l'ombra. Come l'ombra? Sì, l'ombra. Entrambe sono due parti sconosciute. La prima, l'anima, ci fa paura perché è sconosciuta e quindi per conoscerla dobbiamo uscire dalla nostra zona di comfort, dobbiamo affrontare il cambiamento. Quel cambiamento che tanto spaventa l'umanità, perché significa entrare nell'ignoto, accedere nell'ignoto. L'ignoto fa paura. E l'ombra fa paura perché è stata sempre identificata con quella parte di noi all'interno della quale ci sono le parti che non vogliamo vedere, le parti che noi stesse giudichiamo negative. Non esiste il negativo e il positivo. L'ombra è la parte fisica dell'anima. Infatti noi la vediamo la nostra ombra. Quando c'è la luce, il sole, noi vediamo la nostra ombra. Ma crediamo di essere separati. In realtà è la parte più importante. Ombra e anima si unificano perché grazie all'ombra che possiamo incarnare la nostra anima. Incarnare cosa significa? Acquisire consapevolezza. Ed ecco che l'anima non va ricercata. L'anima va incarnata attraverso il processo di consapevolezza individuale, che è unico. Ognuno ha il suo di percorso. E ogni percorso va rispettato. L'ombra. Un giorno Einstein chiese al giovane Ron: cos'è la luce? E Ron iniziò a rispondere in termini scientifici, iniziò a parlare dei fotoni e lui lo fermò subito e disse: no, 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 con parole semplici, cos'è la luce? E lui disse: maestro, non so risponderle. Te lo dico io, disse Einstein. La luce e l'ombra, l'ombra di Dio. Ecco che l'ombra
e l'anima si unificano. Questo è il significato dell'ombra anche nel viaggio cutoneo che la Dama fa nella Genesi, nel mito della Genesi. La storiella della costola va rivista con una nuova lettura, perché costola significa Tselah in ebraico e Tsel, la radice di Tselah, Tsel, significa costola. Cioè al fianco, accanto, non costola inteso fisicamente, accanto come una sposa, come una consorte. E noi con chi condividiamo la nostra sorte, se non con la nostra anima e con la nostra ombra, che assistono alla nostra morte e alla nostra risurrezione? L'ombra è l'anima, quindi grazie all'ombra, che è il mezzo attraverso il quale attraversare quel momento, quella morte, permettere all'anima di incarnarsi. Questo ci riporta alla vibrazione di un piccolo animale, che è l'ape. Le api sono arrivate in terra ovviamente provenienti da altri mondi, portano in terra una vibrazione oltre il loro meraviglioso nettare, ma quello che loro portano è una vibrazione ed è la vibrazione che noi scopriamo e sentiamo in natura. Einstein diceva che senza le api abbiamo soltanto 4 anni di vita. Perché le api? Perché l'ape è quella linea di demarcazione tra la morte e la vita. Da una parte, attraverso il suo veleno, ti incute paura. Quindi fa emergere la paura della morte, perché il suo veleno potrebbe infettarti. E dall'altro, il suo nettare ti dà la vita attraverso la vegetazione. Ma com'è possibile avere paura di colei che ti dà la vita? Com'è possibile avere paura di colei che ti dà poi, grazie alla quale tu vivi e sperimenti la vegetazione? È forse che l'ape vuole ricordarci che l'umano, per la paura della morte, non vive la vita. Ecco, questa frequenza, questa vibrazione, è la stessa vibrazione che rappresenta Maria Maddalena. Come per la rosa. La rosa è il simbolo della transizione, la rosa è il simbolo del passaggio attraverso il quale arrivare al fine ultimo. Quel passaggio che noi viviamo in determinati momenti della nostra vita. Immaginate una corda sonora. Ci sono degli eventi della nostra vita che non a caso accadono in determinati momenti, con un intervallo ben preciso. Ecco, qui che accade la morte e la resurrezione, in questi momenti. E sono questi momenti che danno poi senso alla nostra vera immortalità, al nostro essere eterno. Questa metafora mi fa pensare a Mozart quando dice che la musica non è data dalle note, ma dallo spazio che c'è tra una nota e l'altra. Ecco, questi spazi tra una nota e l'altra sono la morte e la resurrezione che viviamo nella nostra vita. Ma sono quelli i momenti in cui noi acquisiamo sempre maggiore consapevolezza. Sono quelli i momenti in cui diventiamo consapevoli e diventiamo quello che siamo e non quello che abbiamo creduto di essere, quello che ci hanno raccontato. In questo momento, a proposito dell'unione, non posso fare a meno di pensare a Leonardo. E magari prima di lasciare spazio poi a eventuali domande, farvela appunto ascoltare questa citazione grande del maestro. Le cose disunite si uniranno e riceveranno in sé tal virtù
da rendere la persa memoria agli uomini. Ecco, questo è il focus e lo scopo dei miei libri. Questo è il focus, l'essenza del codice dell'origine. Non ti insegna, ti aiuta a ricordare. È un libro che ti aiuta che rievoca, ti aiuta a ricordare chi sei, ricordare, ridare al cuore quello che già sa, ridare al cuore quello che già è. Non so se Rosa vuole intervenire e se magari ci sono domande in merito. Stavo leggendo le domande, stavo leggendo anche tutto quello che ci stanno scrivendo i partecipanti, che sono veramente emozionati e ti stanno facendo anche tanti tanti complimenti. Grazie. Senti Adele, mentre io ti ascoltavo e leggevo anche le domande, intanto ti voglio dire grazie di cuore per aver condiviso queste preziose informazioni e per averci permesso di fare questo viaggio che ci riporta all'origine, mi viene da dire, e il tuo intervento è stato davvero molto interessante, lo vedo e l'ho letto anche da parte dei partecipanti. Grazie, grazie, grazie Rosa. Allora Adele, prima di lasciare spazio alle domande, volevo ricordare che i libri Il codice dell'origine e la nuova coscienza di Maria Maddalena, questi qua, li potete acquistare sul giardino dei libri, ilgiardinodelibri.it. Allora, ecco qui il codice dell'origine, lo voglio far vedere proprio bene, questo qua, ha 351 pagine, ecco qua. Sì. E in più abbiamo... È proprio un viaggio. Sì, ok. E in più abbiamo la nuova coscienza di Maria Maddalena, che è questo qua. Ecco qua. Allora, è scontato, la nuova coscienza di Maria Maddalena costa 18,05 euro. Bene, allora a questo punto voglio ricordare un attimo l'omaggio, ok? Allora, l'omaggio, come dicevamo prima, è un omaggio in formato MP3. Ed è oltre che in italiano, che dura 8 minuti e 34 secondi, e anche in spagnolo e dura 11 minuti. Adesso la regia mi sta mettendo la slide, non so se la vedete. Ecco qua, potete anche scaricare il codice QR oppure in chat le mie colleghe stanno mettendo il link che potete scaricare, ok? Allora, Adele, vuoi aggiungere qualcosa per quanto riguarda questo, insomma, bellissimo e notevole omaggio che hai fatto ai partecipanti che ci stanno ascoltando? Sì, è già quello che hai detto te, è un capitolo della nuova coscienza di Maria Maddalena, come dicevi, è stato, io ho voluto lasciarlo con, l'ho voluto realizzare con la mia voce, perché nonostante non sia una speaker e magari non ho neanche una perfetta dizione, però ho voluto lasciare la frequenza, è la stessa frequenza che poi scrive i miei libri. È un audio che è realizzato con la tecnica 8D e quindi permette di recepire il suono in modo paritetico da entrambi gli emisferi, creando proprio un movimento circolare da destra a sinistra. E come dicevo prima, è consigliabile ascoltarlo di sera prima di dormire ed è indispensabile ascoltarlo in cuffia per poter sentire il beneficio. È molto interessante il feedback che danno i lettori, perché ti porta in uno stato di rilassamento profondo, però ti mantiene vigile contemporaneamente. Questo rimanere vigile permette il processo di autoconsapevolezza e poi magari durante la notte accade che c'è una riarmonizzazione di questa consapevolezza avvenuta e si esprime attraverso il sogno oppure nei giorni a venire. I feedback che danno dell'audio sono davvero interessanti ed è sia in italiano che in spagnolo. In spagnolo.
Esatto. Perché ci sono tanti italiani che amano sentire l'audio in spagnolo, anche quando chi non conosce la lingua ha acquistato l'audio in spagnolo perché amano sentirlo in spagnolo. In spagnolo non è realizzato con la mia voce, è realizzato con la voce di Rosa Marquez, una persona, una giornalista che mi ha contattato qui in Catalogna e che è rimasta basita del libro e ha voluto conoscermi. E quindi poi con lei abbiamo concordato questo progetto e il suo feedback è stato meraviglioso perché non è stato un lavoro, ma è stato un percorso per lei, un percorso che ha attivato una miriade di consapevolezze mentre appunto capitolo dopo capitolo declamava e Sì. realizzava Io l'audio. infatti l'ho ascoltato ad occhi chiusi e veramente la tua voce ha una grande, forte potenza, è notevole, veramente. E, prima non ho detto, oltre ai due libri che se vogliono, se volete e vi interessa, potete anche acquistarlo in coppia e scontati vengono 36,68 euro, così. Lo Sì, voglio perché dire sono perché. proprio una coppia, è molto Esatto, prima bello l'idea di dicevi che era la acquistarli, coppia, era bello e noi abbiamo fatto anche questa promozione, che chi sì, vuole ne può perché acquistare in due. realtà la nuova coscienza di Maria Maddalena va a guarire l'aspetto femminile, ti porta a dare voce alla tua anima. Il codice dell'origine va a guarire l'aspetto maschile, perché ti porta a comprendere che è importante assumerti la responsabilità, va a sanare quella ferita del maschile, il maschile ferito che in questo momento urge guarire la ferita del maschile ferito, quel maschile che non ha più bisogno di dimostrare, quel maschile che si espande nella sua naturalezza. C'è un passo molto bello del libro in cui dice: il maschile dona perché nella sua natura donare, non perché debba dimostrare, e il femminile Sì. Esatto, riceva perché nella sua natura ricevere e non perché se lo debba meritare. senti, a proposito dell'omaggio, voglio dare una testimonianza, poi passiamo alle domande, di Pablo che dice, visto che facciamo questo notevole regalo, diciamo questa bellissima testimonianza da parte di Pablo da Barcellona, ci scrive. Ho avuto il privilegio di conoscere ed esperienziare questa frequenza che non ha confini. Conoscerti è stata un'esperienza unica. Finalmente mi sento connesso con me stesso. Da parte di Pablo, volevo dirtelo visto che abbiamo parlato dell'omaggio. Grazie, grazie. Sì, Paolo ha fatto un percorso con me di autocoscienza, quindi lo ringrazio. Gentile per le parole, insomma, che ha espresso. Bene, poi Grazie. ricordo che l'omaggio non è legato a nessun acquisto, è un omaggio, dopo magari la regia se vuole mettiamo di nuovo la slide, per tutti coloro che siete qui con noi, che siete veramente tanti, che ci state seguendo. Ecco qua. Allora, passiamo alle domande, cosa dici? Ok, Sì, dai, sentiamo. allora, Vediamo vediamo cos'è un po'. accaduto anche, che cosa hanno risposto a queste domande che ho posto prima, perché in realtà è questo importante. Sono due domande fondamentali, quella della morte e della resurrezione, perché assiste, e la figura di Maria Maddalena è colei che assiste alla morte e colei che assiste alla resurrezione, ma nella vita, nella nostra vita, cosa corrisponde? Io adoro la spiritualità concreta, quella di tutti i giorni, altrimenti il mondo materico e il mondo eterico non si riuniranno mai. È fondamentale. La parte divina noi già la conosciamo, non la ricordiamo, ma la conosciamo, noi siamo dei, è la parte umana che dobbiamo sperimentare, quella parte umana tanto dimenticata in questi ultimi anni. Questo è fondamentale. Ecco perché la scuola della creazione, che è una scuola ovviamente che è una scuola di pensiero che diffondo da tanti anni, si occupa di spiritualità concreta, portarla nella vita di tutti i giorni. Quindi cosa rappresenta per me questa frequenza? È l'ombra e l'anima, come dicevo io, quell'ombra, come dicevo prima, quell'ombra che tanto ha fatto paura in questi ultimi tempi, perché sempre è stata etichettata come qualcosa di negativo, ma in realtà è grazie a quel passaggio, è grazie a quell'ombra, è grazie a quella vita intrauterina, no? Quel luogo buio che viviamo che poi vediamo alla luce.
Bene, ti ascolterei per ore, però insomma, abbiamo quasi passato quasi l'ora. Sì, infatti. Allora, Lara domanda: nel tuo libro scrivi che non occorre lasciare andare, ma trasmutare. Com'è possibile farlo? Ok, grazie Lara per questa domanda, è molto interessante. È importante comprendere che non possiamo lasciare andare nulla. In questi ultimi anni fa molto eco, fa molto moda parlare di lasciare andare il passato, lasciare andare quello che non è più funzionale per noi. In realtà noi non lasciamo andare nulla, noi possiamo soltanto trasmutare. Il creatore, l'alchimista, trasmuta. Nel momento in cui io prendo coscienza di come funziono, osservo, divento osservatore. Nel momento che io divento osservatore, mi sposto dall'identificazione del problema. Osservando come funziono, vedo l'aspetto di me che non è me, ma un aspetto di me. Vedo l'aspetto, lo trasformo. Attraverso che cosa lo trasformo? Lo trasformo attraverso la consapevolezza. Ogni volta che acquisisco consapevolezza, io sto trasmutando. Lo trasmuto e quell'aspetto trasmutato lo riporto a me e lo integro. Questo significa anche nel codice dell'origine avrete trovato la bellissima promessa che tante volte abbiamo sentito in chiesa quando durante il rito di un matrimonio. Prometto di esserti fedele. In realtà nel libro diventa prometto di essermi fedele sempre. E conclude finché morte non mi unisca. Cosa significa finché morte non mi unisca? Questo significa che ogni volta che io acquisisco consapevolezza di un aspetto di me, lo trasmuto, lo integro e quell'aspetto torna a me trasmutato e quindi io sono più completa, sono integra. E questo è l'evoluzione, questo è il lavoro che l'umano deve fare per poter integrare tutti quei pezzi mancanti, come un puzzle. Perfetto. Allora, passiamo ad Andrea che domanda: nel tuo libro, Il codice dell'origine, parli di una lettera consegnata a Papa Francesco. Ad oggi, secondo te, quanto essa ha influito nel suo operato? Che poi c'è anche dentro, giusto, Adele? Eh sì, è una Non so se si lettera. vede. Sì. Forse si vede poco, però c'è. Allora, quanto ha influito? Beh, questo la dice lunga su tutto quello che è successo poi dopo la consegna di questa lettera. Io ho consegnato questa lettera nel 2014 a Papa Francesco il giorno del suo compleanno a Roma. E nel libro potete leggere tutta la mia storia personale nella consegna di questa lettera. Quello che è accaduto a me a livello fisico, energetico, psichico, che cosa ho provato. Tante volte qualcuno mi ha chiesto, ma Adele, l'hai sentito? Hai sentito dopo il Papa? No, quello che per me era importante era il riconoscimento di Maria Maddalena e non a caso, dopo 2 anni, nel 2016, 22 luglio 2016, Maria Maddalena è stata riconosciuta come Apostola degli Apostoli ed è tornata al suo posto. Io avevo consegnato la lettera a Papa Francesco 2 anni prima, nel 2014. Quindi questo ha influito moltissimo nella coscienza collettiva, perché in molti hanno cominciato a porsi domande. Io ricevo ogni giorno una miriade di lettere da parte dei lettori che mi scrivono: Adele, hai messo parola? Lo stesso Gianmarco, mi ricordo che pianse quando io gli inviavo il libro perché lui mi ha fatto la prefazione, scoppiò in un pianto irrefrenabile perché. No, ho un attimo di lapsus, questa è la nuova coscienza di Maria Maddalena, del codice dell'origine, ma a lui l'avevo fatta leggere, ecco perché ho avuto un lapsus. A lui l'avevo fatta leggere e lui mi disse, Adele, hai messo parola a quello che ho sempre sentito. Tantissime persone in questi libri mi scrivono dicendomi, hai messo parola a quello che io ho sempre sentito dentro di me.
E questo ha influito tantissimo nella coscienza collettiva. E si è visto da quello che poi è accaduto. Quello che però è importante comprendere che non è la delega alla figura di Maria Maddalena in un contesto storico, perché Maria Maddalena, come il Cristo, è un archetipo e questo l'archetipo è dentro di noi, fuori di noi. Nel contesto storico, la figura di Maria Maddalena è quello che ognuno di noi ha creduto, ma come archetipo, come vibrazione, come energia, quello che Maria Maddalena rappresenta esula dalla storia. Ecco perché va incarnata. Maria Maddalena non è una storia, non è una materia da studiare. Maria Maddalena è una frequenza da incarnare. E tu la incarni in quel passaggio che ho spiegato prima. Quel momento che grazie all'ombra l'anima si incarna, quel momento di impasse, quel momento della morte e resurrezione che ognuno vive. Quanti di noi hanno vissuto questo momento della morte e della resurrezione? Tante volte nella nostra vita, no? Abbiamo avuto dei momenti difficilissimi, ma grazie a quel momento che poi c'è stata una nuova consapevolezza, c'è stata un'iniziazione. Ecco perché questi libri portano poi a diventare maestro di te stesso e non a delegare fuori al guru l'iniziazione. Perché nel momento che tu attivi un processo di consapevolezza, diventi tu l'iniziatore della tua vita. Ogni consapevolezza è un'iniziazione, la stessa parola lo dice. E questo permette alla vibrazione della nostra vita, perché io è così che la immagino, la nostra vita, un suono, una vibrazione continua, permette di fluire in quello che poi è il percorso che siamo venuti a sperimentare in questa esistenza. Questo è importante per comprendere che cosa siamo venuti a sperimentare in questa esistenza. È fondamentale unire queste due mappe, la mappa materica e la mappa eterica. Questa è l'unione delle due energie, non soltanto Miriam e Yeshua nella fisicità. Qui stiamo parlando di mondo materico e di mondo eterico, stiamo parlando dell'essere umano e dell'essere divino, siamo uno e siamo l'altro. Questa bilancia, no, che c'è al centro, come il corpo calloso che è al centro dei nostri emisferi cerebrali. E questa è la riarmonizzazione da fare. In che modo? Magari qualcuno potrebbe chiedere, in che modo? Andando a svestire la personalità di tutto quello che non è nostro, perché la personalità altro non è che il maschile ferito. Il maschile che nell'arco del tempo ha sempre dovuto dimostrare qualcosa, ha sempre delegato all'esterno, non si è mai posto domande e questo ha reso l'umano inconsapevole e l'inconsapevolezza porta alla protesta e lo vediamo oggi. C'è la convinzione del nemico, bisogna combattere contro qualcuno, ma andare contro qualcuno non porta a unificare, perché quel nemico altro non è che lo specchio della separazione interiore dell'umanità. Ecco, lo vediamo oggi con quello che accade. Bene, grazie. Allora, passiamo con Emma, che Emma domanda: che cosa si intende per ombra? È uno stato d'essere? Per ombra si intende. In primis l'ombra è importante osservarla, bisogna svestirla l'ombra, perché l'ombra, grazie anche agli studi della psiche, è stata identificata dal mio amato Jung, però è stata identificata come un qualcosa di negativo, come un qualcosa all'interno della quale ci sono gli aspetti che noi non vogliamo vedere. In realtà non è così. In realtà, come diceva Einstein prima, è bellissima questa risposta che ha dato a Roll quando gli chiese cos'è la luce? E Roll disse i fotoni, eccetera, e lui disse no, la luce è l'ombra, l'ombra di Dio. L'ombra è quella parte di noi non conosciuta, è quell'alterità che nel mito della creazione la divinità mette di fronte all'Adam per specchiarsi, per riconoscersi nel suo viaggio che fa nell'esistenza, vita dopo vita, esistenza dopo esistenza. E
E quest'ombra è nostra e poi a specchio noi la vediamo negli altri. Ecco perché poi ci sono aspetti che ci infastidiscono, che ci fanno provare fastidio, che ci fanno provare rabbia. Quindi l'ombra è la parte più bella, non è uno stato d'essere, è la parte di te che ti permette di incarnare la tua anima. Bene, che belle risposte che dai, Adele. Allora, senti, mi ero appuntata, ti leggo alcune risposte alla domanda sulla morte. Allora, Flame domanda, te le faccio due o tre attaccate, va bene? Sì, Magari mi dici tu, eh? sì. La morte per me corrisponde alla finzione, la risurrezione all'androginia ritrovata. Miriam dice: la morte per me è essermi allontanata da Dio, la risurrezione è ritrovarmi. Rossella dice: la morte per me vuol dire tornare a casa. E poi veramente ce ne sono tante, tante altre simili a quelle che Sì, ti ho certo. letto. È molto interessante questo. Perché? Perché la morte, ed è il motivo per il quale prima parlavo dell'ape, no? Perché l'umano e l'umanità non fa altro che cercare di comprendere come fare per non morire. Ha paura di morire e investe la sua energia per cercare di capire come non morire, invece di investire l'energia per cercare di capire come vivere. Quindi è la paura della morte che non ti permette di vivere in realtà. La paura, la morte invece, quella viva, quella di cui parlava Dalì, per esempio, è la morte che viviamo in vita, tutte le volte che muore qualcosa dentro di noi. Quella è la morte viva, è la morte che ci porta poi alla resurrezione. Non ci può essere la resurrezione senza la morte di qualcosa dentro di noi. E questo momento è il momento in cui sentiamo la frequenza dell'ombra e dell'anima, che diventano un'unica cosa dentro di noi. È importante in questo momento, anche in questo momento, la morte è il punto fondamentale. Perché c'è tanto caos in questo momento in giro? Perché dovremmo parlare. L'unico virus veramente infettivo, il virus energetico, il virus che si attiva quando, non essendo indipendente energeticamente, io ho bisogno dell'energia altrui, quell'energia che poi chiamo amore, perché l'umano ha scambiato l'energia per amore, ha sempre cercato fuori l'amore, ma in realtà è energia quello che cerca fuori, quell'energia che gli serve per tornare a casa. Ecco perché ogni volta che vivo la morte viva, io torno a casa recuperando un aspetto di me. Queste domande, io suggerisco e invito tutti a sentirle magari anche durante la notte, magari se volete potete anche scrivermi delle mail nei prossimi giorni per sapere la vostra esperienza. Prendetevi il tempo, non siate esigenti, prendetevi il tempo, lasciate che queste domande maturino dentro, perché sono delle domande che vanno a toccare dei livelli di coscienza che vanno oltre il visibile, così come vanno oltre il visibile i miei libri. I miei libri all'interno ci sono una miriade di livelli di coscienza e non a caso molte persone mi scrivono e mi dicono: ma sai Adele, io l'ho letto tante volte il libro, ma soltanto ora io ho acquisito consapevolezza e ho preso consapevolezza di che cosa significava quel passo. Eppure il libro è lo stesso, ma è la persona che ha una consapevolezza differente, quindi soltanto ora riesce a comprenderlo. E un altro aspetto dei libri che in questo momento voglio sottolineare è il linguaggio semplice, ma anche la fonetica, perché io ho portato molta attenzione più che alla semantica, alla fonetica. Non a caso sono state scelte delle parole, perché anche il linguaggio è fondamentale. Ogni consonante,
ogni vocale è un suono, è un suono differente. Se io pronuncio la L, è diverso se pronuncio la T. C'è tutto un sistema biochimico che si mette in atto ed è un suono completamente differente che arriva all'altro. Quindi anche le parole sono state scelte appositamente. Bene, allora passiamo ad Anna. Anna ti domanda, potresti fare un esempio pratico di trasmutazione? La trasmutazione la vivi quando acquisisci consapevolezza. Il creatore, l'alchimista, è colui che, acquisendo consapevolezza, stai attivando dentro di te un processo di trasmutazione. E quello che per l'alchimista diventa la trasmutazione dal piombo in oro. Non a caso l'unione è rappresentata dal rebis. Il rebis che cos'è? Una figura archetipa, rappresenta l'androginia, è rappresentata nel mondo alchemico con un busto, due teste, e un piede, uno nel fango e uno nell'oro. L'oro e il fango rappresentano i due mondi, quello materico e quello eterico. Quindi in realtà la trasmutazione, in termini semplici, pratici, concreti, come piace a me, è la consapevolezza. La consapevolezza è la chiave della coscienza e non c'è nessun altro metodo, secondo me. Noi possiamo evolverci soltanto attraverso una chiave, la consapevolezza che ognuno acquisisce e lo fa nel suo percorso individuale. Tutto il resto è contorno. Bene, allora passiamo con Lidia. Lidia ti domanda, la separazione tra gli uomini si manifesta perché non sanno lo scopo della vita? No, la separazione tra gli uomini si manifesta perché l'uomo ha tanto da osservare dentro di sé. L'uomo ha la ferita del maschile, come dicevo prima. L'uomo durante i secoli è sempre stato portato a dover dimostrare, la sua forza. Dai tempi in cui, no? L'uomo andava in guerra e doveva dimostrare la vittoria, doveva ritornare con la vittoria. Quindi l'uomo si separa, se intende l'uomo, non ho compreso bene se intende l'uomo in senso fisico o l'uomo come umanità. Perché Nello l'umanità, specifico. quando si separa l'umanità, è per quello che dicevo prima, l'umanità perché si è separata? Perché ha sempre creduto all'esterno. Ha sempre creduto ai dogmi della scienza, ai dogmi della religione, a quello che abbiamo imparato a scuola, a quello che i media continuano a diffondere. Quindi il credere fuori senza farsi domande porta a inconsapevolezza. Ecco perché è arrivato il momento di essere consapevole, di cominciare a farsi domande, di essere bambini e cominciare a dire perché, perché, perché. Perché nel momento che io assorbo tutto quello che mi viene detto senza pormi domande, beh, poi non posso lamentarmi. È importante attivarsi, questo fa il maschile sano. Il maschile sano si attiva e comincia a vedere come funziono, quali sono i miei pensieri, quali sono le mie emozioni. Sono quello che ho creduto di essere o semplicemente quello che ho creduto di essere appartiene alla linea, per esempio, di sangue della mia famiglia, alle memorie che mi porto dietro. Questo è l'osservarsi, questo è il lavoro da fare, il lavoro, l'esplorazione, a me la parola lavoro non mi risuona, è l'esplorazione, perché è differente l'esplorazione dal lavoro. Sono molto attenta al suono delle parole, così come quando spesso dico io non aiuto nessuno, io invito, che è differente. Aiutare le persone, la fonetica della parola aiutare, sembra ai. Sembra che derivi da un dolore, c'è un dolore nella parola aiutare e poi nella parola aiutare l'altro sta delegando a te la responsabilità della sua vita e non è più tempo, è tempo di essere creatori della nostra vita. Invitare invece, la stessa parola lo dice, invitare, riportare la propria regalità dentro di
di sé, questo significa invitare. E quando tu inviti qualcuno, l'altro è responsabile della sua scelta, ti dice sì o no. Ed è questo importante. Se ognuno di noi non arriva a diventare responsabile della nostra vita, ci sarà sempre qualcuno con cui prendersela. E quindi trovare il capro espiatorio, le cose non vanno bene, è colpa dello Stato, nella coppia non vanno bene, è colpa del marito, un problema psicologico e si delega subito allo psicologo, o un problema fisico e delego al medico. Questo non significa confrontarsi con degli esperti, ma un conto è confrontarsi, un conto è delegare. Non è più tempo se davvero vogliamo vedere l'unione fuori di noi. E non possiamo essere uniti o essere in pace, vedere la pace lamentandoci o protestando. Dobbiamo prima ricongiungere, visto che in questo periodo si parla tanto di congiunti, dobbiamo ricongiungere prima i nostri aspetti. Quando i nostri aspetti, quando noi siamo interi, e allora fuori possiamo vedere la Bene. completezza rappresentata da quella mistica rosa bianca. Sì, allora, a proposito di Rosa, alcune persone, non dico i nomi perché sono anche parecchi, Tante. chiedono il significato della rosa e il suo colore bianco e il rosso. Allora, molti di voi sapranno che i miei libri, ogni capitolo si conclude con questa citazione, nel nome della rosa, così è. Prima di svelare l'essenza di questa citazione, è importante, mi piace portare l'attenzione a quello che è il significato della rosa. La rosa rappresenta la completezza, la rosa rappresenta la perfezione. La rosa la troviamo in tantissime culture, la troviamo nell'emblema di Venere, la troviamo nei poemi di Confucio, e la troviamo nel giardino di Eros, la troviamo nella Divina Commedia di Dante, è un simbolo che ritroviamo in molte culture. E tutto questo simbolismo della rosa arriva in Europa grazie all'incontro tra l'ordine dei templari e l'esoterismo arabo. La rosa rappresenta la transizione e il fulcro. Sono contenta che mi è stata fatta questa domanda, perché la rosa ha la stessa frequenza di Maria Maddalena. La rosa rappresenta la transizione, quel passaggio importante per arrivare al fine, alla completezza, all'unione. Cos'altro aggiungere sulla rosa? Non a caso, appunto a quello che ho detto, non a caso Dante arriva al paradiso in che cosa? Come? Attraverso la rosa mistica. Non a caso Apuleio nell'Asino d'Oro recupera le sue fattezze umane mangiando delle rose e appartenenti a Iside. Quindi la rosa è proprio il simbolo della completezza e dell'unione. Il motivo per il quale la citazione nel nome della rosa così è, cosa significa? Così è molto simile all'amen, ma non a quell'amen ripetuto in modo automatico, ma conoscendone l'essenza, perché tutto ciò che viene fatto automaticamente non ha una frequenza, non ha una vibrazione. L'amen, che deriva dall'ebraico aman, significa fermezza, così è, stabilità, certezza, ecco il così è. Nel nome della rosa cosa significa? Che quello che sto asserendo, ne ho fatto di quello che sto asserendo ne ho fatto esperienza. Quindi la rosa, essendo il completamento dell'unione dei due mondi, materico ed eterico. Quella rosa che vediamo anche al centro della croce, di quegli assi verticali e orizzontali che rappresentano appunto l'unione del materico e dell'eterico. Quindi è il frutto dell'unione, l'orgasmo cosmico, la rosa. È proprio l'unione, tu hai un nome meraviglioso. Grazie, infatti ti ascoltavo bene. Allora, Hai il nome continuiamo. dell'unione, hai il nome proprio dell'unione, della completezza. È proprio il frutto. E la rosa, c'è anche un altro aspetto molto interessante, che qualcuno di voi si sarà accorto che le rose oggi non profumano tanto rispetto a prima, perché anche le rose sono state modificate.
Perché questo? Perché la rosa ha la capacità di elevare il profumo della rosa, ha la capacità di elevare gli stati della coscienza attraverso l'olfatto, arrivare all'amigdala e arrivare a quella che è la porta che ci permette di accedere ad altri livelli di coscienza che è la nostra ghiandola pineale. E siccome questo si sa da parte da parte di qualcuno, faccio sempre molta attenzione a non cadere nei giudizi perché i giudizi sono una grande trappola che separano, anche perché non è giudicando che si ritorna a sé, ma osservando, osservando tutto ciò che ci accade intorno, dentro e fuori di noi. Bene, che belle risposte che dai Adele. Guarda, io continuo, siamo già verso le 22, posso fare ancora un po' di domande poi, Dai, eh? dai. E, comunque poi voglio dire che veramente sono serate di non semplici serate di presentazione di libri. Tu stai dando veramente una lezione, sono serate ricche, insomma, è veramente una Sì. serata di crescita personale. Sono E delle vere e proprie lezioni. ti Grazie, dirò di più, c'è Adele. anche qualche anticipazione del nuovo libro che sto scrivendo, in quello che ho Ah. detto. E quindi è veramente un webinar esperienziale che avevo sentito di offrire stasera a tutti coloro che ci ascoltano e non soltanto promozionale, ma proprio dare qualcosa attraverso il Sì. quale sentire cosa accade dentro, sentire cosa accade dentro perché è fondamentale, urge. E i tempi sono maturi, come dicevo prima, al di là di quello che i media ci vogliono far credere, questo è il momento più bello per vivere sulla terra. Credeteci, ci vuole fede, quella fede che non è la fiducia. Io mi fido di me, è differente se io dico io ho fede in me. Nel nome della rosa, così è. Ok. Benissimo. Allora, altre due o tre, va bene? Un po' di Va domande bene, ancora. dai. Dai. Magari se ce la fai rispondi un pochino più velocemente. Ok. Allora, Elena ti domanda, puoi ripetere per favore il significato dell'ape? Il significato dell'ape rappresenta quella linea di demarcazione tra la vita e la morte. Non a caso, da una parte ci spaventa e da una parte ci dà la vita. La frequenza che l'ape porta in terra da altri mondi, perché l'ape non appartiene a questi mondi, l'ape è arrivata nel nostro mondo per portare una vibrazione, poi il suo nettare. La vibrazione che porta l'ape è la vibrazione che noi sentiamo nella natura, quando stiamo nella natura. Nel codice dell'origine io spesso scrivo, io sono natura. Cosa significa io sono natura? Stare nella natura, questo piace a tutti, no? Io sono natura significa riconoscere la propria natura. Questo è fondamentale per l'umano, perché l'umano non riconoscendo la propria natura, come si suol dire, guarda l'erba del vicino, è riconoscendo invece la propria natura che espande il proprio potenziale, perché ognuno di noi ha un percorso differente in questa esistenza. E quindi quando io capisco l'incontro della mappa eterica e della mappa materica, quando io comprendo qual è la mia natura, io torno a sentire quella vibrazione dell'ape. Bene, allora passiamo con Silla. Silla ti domanda: ho bisogno di guarire il mio femminile, mi può aiutare il tuo libro? Il codice dell'origine già letto, inoltre, come fare un percorso con te? Allora, se ti può aiutare, ti suggerisco di andare sul giardino dei libri dove ci sono tutte le recensioni e magari leggere le recensioni e questa entrare in risonanza con queste recensioni e sentire oppure seguirmi sui social. C'è un gruppo, i lettori di Adele Venere, su Facebook dove molti scrivono la propria esperienza, come ha fatto Pablo. E come fare per fare un percorso con me? Basta contattarmi attraverso il sito o attraverso le mie pagine Facebook. Ci sono tre pagine: la mia pagina personale, la pagina autrice e un gruppo privato che si chiama I Lettori di Adele Venere. In questo gruppo privato molti lettori hanno fatto anche delle esperienze con me attraverso le consulenze, attraverso i viaggi, attraverso i percorsi in questo momento online.
E quindi scrivono le loro esperienze, scrivono che cosa è accaduto attraverso questi libri. Pensa che ci sono delle persone, Rosa, che mi scrivono che loro hanno comprato i libri e siccome sentono che questi libri hanno qualcosa che cambierà dentro, perché come ti dicevo prima, usano un linguaggio evocativo che portano all'intuizione, non al ragionamento, che svelano senza spiegare. Quindi questo significa bypassare l'emisfero razionale e andare dritto all'emisfero intuitivo. E c'è tanto bisogno di riconnettersi con quella parte, con quella pineale, con quella parte grazie alla quale possiamo accedere ad altri livelli. Qui ci sarebbe da aggiungere tanto anche sulla sentinella della pineale, che è l'amigdala, non a caso, lo stesso nome poi di Maria di Magdala, ma ci sarebbe da fare un percorso per questo. Allora, senti, Adele, grazie per tutte le risposte che hai dato a tutti i partecipanti e ci scusiamo se non siamo riusciti ad accontentare tutti. Insomma, le domande erano veramente tante e abbiamo solo poco più di un'ora a disposizione. Ok? Grazie. Allora, oltre alle domande, Adele, sono arrivati veramente tanti tanti complimenti per te e ci chiedono anche, l'abbiamo detto 5 minuti fa, dove possono contattarti. Noi abbiamo preparato questa slide e dove c'è la pagina web, Facebook, pagina privata, eccetera, eccetera. Addirittura abbiamo Laura che ti domanda, hai in programma seminari? Ma ce ne sono alcuni già in atto online, sì, ce ne saranno altri ovviamente online per quanto riguarda anche i miei viaggi, perché insomma sono, è dal 2011 che organizzo vacanze esperienziali al sud della Francia, ma non solo, in Islanda, Monte Cristo per esempio, credo di essere stata l'unica a aver portato dei gruppi perché è davvero difficile arrivarci in questo posto. E nel codice dell'origine leggerete, ci sono proprio dei capitoli che poi vi faranno da specchio attraverso questi luoghi. E per quanto riguarda le vacanze, ovviamente nì, perché tutti conosciamo il corona momento. Per quanto riguarda invece le consulenze con me, i percorsi, sì, potete contattarmi nel sito, nelle pagine, su Facebook, Instagram, YouTube e scrivetemi e con calma rispondo a tutti perché davvero ogni giorno ricevo una miriade di posta e io amo avere questo rapporto diretto con i lettori, però ovviamente ho bisogno di un po' di tempo per poi rispondere a tutti. Sì. Certo, vedo anche che ahimè abbiamo messo anche un'email, per cui domani preparati, eh? Allora, voglio ricordare di nuovo che i libri Il codice dell'origine e la nuova coscienza di Maria Maddalena, se volete, li potete acquistare sul Giardino dei Libri. Allora, in più ricordiamo l'omaggio che prima ci avevano detto regia, se potevamo mettere sulla slide che volevano ancora copiarsi il link e adesso comunque lo mettiamo anche nella chat, ecco qui c'è anche il codice QR dove potete poi scaricare direttamente questo bellissimo omaggio che ha fatto Adele con la sua voce potente e chiara. Grazie di nuovo Adele. Infine, voglio ricordare, ma state qui ancora con noi per la chiusura, che Adele ci dirà ancora qualcos'altro e se volete vi chiedo di lasciarci un messaggio sulla nostra pagina Facebook. Ecco qui un'altra bellissima slide. Diteci se vi è piaciuta la serata. Insomma, i vostri feedback sono veramente preziosi per noi e ci fa piacere anche se ci lasciate un commento sotto la video registrazione che sarà già pronta da domani. Vi arriverà un link con la mail, scriveteci sotto cosa ne pensate di questa bellissima serata. Poi, infine, ricordatevi che potete vedere tutti i nostri webinar precedenti nella sezione webinar del Giardino dei Libri, ce ne sono tantissimi e molto interessanti. Se volete vederlo, basta andare sulla nostra pagina registrazione dei webinar già terminati. Vi ricordo,
il nostro prossimo webinar, sempre in diretta, mercoledì 21 aprile, sempre alle 20:30, in collegamento avremo Max Formisano. Il titolo del webinar è Go Simple, il potere della semplificazione giorno dopo giorno. Dopo i saluti finali che faremo fra un secondo con Adele, restate con noi perché trasmetteremo in anteprima le news di Radio Book, la radio da leggere e ascoltare. Allora Adele, siamo giunti alla fine, vuoi aggiungere qualcosa per chiusura per i partecipanti che vedo che sono veramente ancora tanti online? Ma innanzitutto ringraziare tutti coloro che sono rimasti in linea e augurare a loro questa frequenza del 100 che abbiamo visto prima, la frequenza dell'unione, e suggerire a ognuno di loro di restare quello che è accaduto senza troppe aspettative. Come dico nella nuova coscienza di Maria Maddalena, lascia andare l'aspettativa, se proprio devi aspettarti qualcosa, aspettati l'inimmaginabile. Quando ci apriamo all'inimmaginabile, questo accade. Dobbiamo davvero volerlo. E quindi grazie a tutti, grazie a te Rosa, grazie al Giardino dei Libri e di nuovo veramente tanti, tanti, tanti auguri per questo 100° webinar e la mia ammirazione per tutto quello che fate. Per come operate con i lettori e con noi autori. Grazie. Veramente grazie, sono davvero grata. Senti Adele, ti voglio leggere al volo due testimonianze che abbiamo preso. Maite da Barcellona scrive: grazie per insegnarci la nuova coscienza, la saggezza interiore, grazie per tutto ciò che fai. Ciasca Maite. dal Perù. Adele la conosce, c'è scritto, cioè avevo scritto. Dice: la tua saggezza mi riempie il cuore, ti ascolto e il mio cuore si riempie di pace. Leggere il tuo libro è stato per me scoprire che la vita è semplice e se agisci con amore puoi trovare la felicità interiore. Grazie, ma oltre queste due testimonianze abbiamo nella chat veramente tantissimi ringraziamenti, sei fantastica, sei divina, sei luminosa, grazie, bellissima serata, grazie infinite, è illuminante, sei un amore, che dire, i tuoi libri trasmettono tutto quello che tu hai detto, tra l'altro il codice dell'origine, voglio vedere, ci sono anche delle bellissime, adesso si vedrà poco, ma ci sono anche delle bellissime Sì, foto. è Cioè, questa è ricco la di chiesa di immagini, è Maria, ricca. Sì. esatto, chiesa di Maria Maddalena. Qui sono a Arles Château, la famosa Sì. Arles Château, da dove appunto porto, in cui porto gente da gruppi da tantissimi anni. Credo in Italia, insieme a Gianmarco Un'altra. Bragadin, siamo stati i primi a Sì. portare gente al sud della Francia. Ovviamente la caratteristica delle vacanze che propongo è quella di non essere viaggi sui passi di Maria Maddalena, ma sui passi della tua anima attraverso la sua frequenza. Perché non è importante ostinarsi a trovare i dettagli della storia di Maria Maddalena se poi tu non conosci la tua storia. Torna a te. Grazie, grazie per aver scritto anche questi due meravigliosi libri che secondo me sono ricchi veramente di rivelazioni di verità. Tutto quello che tu ci hai trasmesso questa sera per me è stato davvero un prezioso intervento. Trasmetti tanta serenità e tu, come ti ho detto dietro le quinte, che io e te ci siamo già sentite tante volte, sei veramente una persona meravigliosa. Veramente, io con Sì. Io questo ti ringrazio ti dico, ti e rispondo aducendoti e lo dico anche a tutti i complimenti che mi sono arrivati, si vede negli altri sempre quello che si è. grazie, bene. Ok, allora salutiamo tutti, io vi ringrazio di essere stati qui, vi aspetto mercoledì prossimo, un bacione a te, un abbraccio a tutti Ciao a tutti, e nel nome grazie a della tutti. Rosa, così è. Ciao!